Salve, visto che tra poco sui nostri fiumi inizierà la risalita delle chepie, ho pensato di costruire qualche streamer o moschetta da utilizzare appunto per la pesca di questi pesci. Però non tanto a mosca, con la solita canna da mosca, bensì con una canetta da spinning da 2,40 m, potenza di lancio 10-40 grammi, dove sulla madre verranno posizionate due moschette a una distanza di circa 50-60 cm una dall'altra, una girellina, un piombino amovibile dai 5, 10, 15 grammi, un terminalino di altri 50-60 cm con moschetta finale. Materiale da costruzione sono sempre i soliti filati ultimamente dei cinesi, che sono bellissimi, costano niente. Tipo l'Uniflex che si usa per i chironomi. Questi fili di seta che io ho ricavato da un cordino nautico da 3 mm con colori olografici, diciamo, fluorescenti più che olografici. E una manciata di soliti filati olografici, che qui ce n'è a iosa. La costruzione richiama sempre i soliti sabichi, nel video precedente i sabichi per il mare o le moschette da sardi. In effetti queste assomigliano tantissimo alle moschette da sardi, sono un po' più corpose. Eppure questa qui ha anche una moschetta da sardi, anche se è già più impegnativa, la testa è molto più grossa. Per finire ho trovato questa carta olografica che ha dei riflessi meravigliosi, una carta da pacchi plasticata che va benissimo allo scopo per fare le codine. Questa è quella costruita con l'amo del numero 10 dritto dorato e con l'aletta fatta con quella cartina olografica. Come testina una perlina abbastanza grossa. Due filini di Uniflex e un po' di filini olografici per il sottocoda. In prevalenza bianca. Uniflex, codina e anche l'olografico stesso che dà questi riflessi di color avorio, perlato. Per questo ho utilizzato gli ami Grub del numero 10. Potrebbero fare anche con gli ami. E questa è quella giallina. Codina corposa. E olografico su tutto il corpo. Questa invece con tendenza al rosato. Le perline della testa sono color salmone e anche l'olografico stesso dà questi riflessi, come si può vedere, abbastanza salmonati, diciamo, tipo gamberetto.